Buonasera, buonasera. Voglio prima di cominciare ringraziare i dialoghi dell'uomo di Pistoia e in particolare i dialoghi sull'uomo, ma anche dell'uomo e per l'uomo. E in particolare Giulia Cogoli che mi ha chiamato per questa bella lettura. La novella degli scacchi di Zweig è un romanzo di una novantina di pagine, noi ne abbiamo fatto una sintesi corposa che siamo convinti renda al massimo la qualità di questa storia e che perfettamente, secondo me, apre questa manifestazione dedicata al gioco. E non ci sono altri effetti speciali oltre alla mia presenza, che è peraltro già un effetto di un certo peso. Abbiamo però uno sgabello che qua e là entrerà in scena, nel senso che mi siederò perché può essere che sia stanco. Credo che vi abbiano pregato di spegnere i cellulari, sicuramente ovviamente non li avrete spenti, me li avrete eventualmente soltanto silenziati, del resto anche io faccio la stessa cosa, anzi me lo tengo qua per controllare l'ora, per vedere se arriva qualcosa. Ormai non possiamo più staccare, è inutile che dice si prega di spegnere il cellulare, ma neanche se mi ammazzi lo spengo. Tra l'altro non so neanche come si spegne, l'ho comprato che era già acceso, quindi... Bene, allora... c'è un altro effetto speciale che sono gli occhiali, che sono... Tra l'altro sono nuovi. Quindi sono anche particolarmente esagerati. Bene, questo è un racconto scritto nel 1942 e devo dire che tutto si sente proprio di quel momento, è immerso totalmente dentro quegli anni così difficili, così bui, così tragici. Nella grande nave passeggeri che a mezzanotte doveva salpare da New York a Buenos Aires regnava la consueta attività e agitazione dell'ultima ora. Io stavo conversando con un conoscente sul ponte di passeggio, un po' in disparte dalla confusione, quando accanto a noi due o tre lampi al magnesio, a quanto pareva i giornalisti avevano intervistato e fotografato qualche personaggio importante poco prima della partenza. Il mio amico guardò da quella parte e sorrise. «Avete un uccello raro qui a bordo», disse, «Mirko Zentovic, il campione mondiale di scacchi». Mirko Zentovic, come no? Ricordavo di aver letto qualcosa su di lui. Circa un anno prima si era collocato di colpo accanto ai più accreditati e anziani maestri dell'arte degli scacchi. Era figlio di un battagliere slavo, povero in canna, ed era rimasto presto orfano, e il suo talento sarebbe rimasto ignoto al mondo se il parroco presso il quale svolgeva umili mansioni non avesse scoperto per puro caso le sue doti nascoste e lo avesse fatto addestrare da un bravo maestro a Vienna. Mirko Zentovic giocava in modo tenace, lento, imperturbabile, senza mai alzare dalla scacchiera la larga fronte china. Padroneggiava tutti i segreti della tecnica. Pare che fosse, però, incapace di giocare partite a memoria, o come si dice in gergo tecnico, alla cieca. Cioè doveva avere sempre davanti a sé il quadrato bianco e nero con le 64 case e i 32 pezzi. Ma questo non rallentò in alcun modo la sua stupefacente ascesa. A 17 anni Mirko Zentovic aveva già vinto una dozzina di tornei, a 18 il titolo di campione ungherese, a 20 il titolo mondiale. Così avvenne che nell'illustre galleria dei campioni di scacchi si inserisse per la prima volta un perfetto outsider del mondo intellettuale, un goffo e taciturno ragazzotto a cui le male lingue attribuivano una totale assenza di senso del ridicolo. Da quando aveva vinto il campionato mondiale pare si considerasse l'uomo più importante del mondo. Ma come potrebbe una gloria così improvvisa non inebriare un contadinotto ventunenne che a un tratto, cincischiando un po' su una tavoletta di legno, guadagna in una settimana più di tutto il suo villaggio in un anno? I racconti e i commenti del mio amico non mancarono di suscitare in me una particolare curiosità.
tutti i generi di persone monomaniache chiuse in un'unica idea mi hanno sempre interessato, perché più uno si circoscrive, tanto più dall'altra parte è vicino all'infinito. Perciò non feci mistero della mia intenzione di seguirlo più da vicino durante i 12 giorni di crociera fino a Rio de Janeiro. Allora cominciai ad escogitare le più complicate astuzie per avvicinarlo, ma alla fine decisi di usare la tecnica dei cacciatori. E dunque, per stanarlo, organizzai nella smoking room una trappola molto primitiva, sedendomi con mia moglie, per quanto lei sia ancora più debole di me nel gioco degli scacchi, davanti a una scacchiera a mo' di uccellatori. E infatti non avevamo fatto ancora 6 mosse che già qualcuno mi sfidava a una partita. Si chiamava McConnor ed era un ingegnere minerario scozzese che si era fatto un grosso patrimonio con dei pozzi petroliferi in California, giocava in modo passabile, ma non amava perdere. Si capiva che, essendo un uomo di successo e pieno di sé, avvertiva qualunque genere di sconfitta come un'umiliazione della propria personalità. Ma io ovviamente puntavo ad altro. E infatti, dopo un paio di giorni di partite fra noi, io e McConnor, al terzo giorno, finalmente, come speravo, Zentovic si avvicinò al nostro tavolo. Gettò un'occhiata critica sulla nostra scacchiera, McConnor stava muovendo, ebbene, quell'unica mossa di McConnor fece decidere a Zentovic che i nostri sforzi da dilettanti non erano degni del suo interesse. Perciò, con lo stesso gesto incurante con cui uno di noi in libreria scarta senza neppure sfogliarlo un cattivo romanzo poliziesco che gli è stato appena proposto, Zentovic si allontanò dal nostro tavolo e uscì dalla smoking room. La sua mossa non sembra aver entusiasmato troppo il nostro campione, dissi a McConnor. Che campione? Era Zentovic il campione di scacchi? Subito McConnor si agitò, dimenticò la nostra partita e il suo amor proprio cominciò a pulsare in modo addirittura udibile. Non immaginava affatto, disse, che Zentovic fosse a bordo, e Zentovic doveva assolutamente giocare con lui. Conoscevo di persona il campione. No, dissi di no. Ebbene, non volevo interpellarlo e invitarlo da noi? No, perché Zentovic, per quanto ne sapevo, non era molto incline a fare nuove conoscenze. E poi, che piacere poteva rappresentare per un campione mondiale mettersi con noi giocatori di terza categoria? Ora, con un uomo ambizioso come McConnor, non avrei mai dovuto usare l'espressione giocatori di terza categoria. Furibondo, si tirò indietro sulla sedia e, piantando in asso senza scrupoli la nostra scacchiera, si precipitò sul ponte di passeggio alla ricerca di Zentovic. Dopo 10 minuti tornò, non molto rasserenato. Allora, gli chiesi, lei aveva ragione, mi rispose alquanto irritato, non è un signore molto simpatico. Mi sono presentato, gli ho detto chi sono, non mi ha teso neppure la mano. Ho cercato di spiegargli come saremmo tutti onorati a bordo se avesse la compiacenza di giocare una partita simultanea contro di noi, ma era stato lì maledettamente rigido, ha detto che gli dispiace ma ha certi impegni contrattuali verso il suo agente che gli impediscono espressamente di giocare senza onorario durante la tournée, la sua tariffa minima è $250 a partita. Mi misi a ridere. Bene, spero che lo abbia salutato con pari cortesia, ma McConnor rimase serissimo. La partita è fissata per domani pomeriggio alle 3. Ma come? Gli ha detto di sì per $250 e perché avrei dovuto dirgli di no? È il suo mestiere, fa bene a farsi pagare. Il giorno dopo il nostro gruppetto di sfidanti era al completo all'ora stabilita. Il posto centrale di fronte al campione era destinato naturalmente a McConnor, che scaricava il suo nervosismo accendendo un sigaro dopo l'altro e continuando a guardare inquieto l'orologio, ma il campione si fece aspettare per 10 minuti buoni, per cui il suo ingresso acquistò maggiore solennità. Si avvicinò al tavolo, tranquillo, rilassato, senza presentarsi, cominciò a dare secco le disposizioni del caso. Poiché una partita simultanea era impossibile a bordo per mancanza di scacchiere disponibile, ci proponeva di giocare tutti insieme contro di lui. Dopo ogni mossa, per non disturbare le nostre consultazioni, egli si sarebbe ritirato ad un altro tavolo in fondo alla sala. Appena compiuta la nostra contromossa, poiché purtroppo non c'era a portata di mano nessun campanello, dovevamo picchiare con il cucchiaio contro un bicchiere.
Come tempo massimo per ogni mossa, lui proponeva 10 minuti, se non desideravamo un diverso intervallo, come scolari intimiditi, noi approvammo ogni sua proposta. Sarebbe poco interessante descrivere la partita, naturalmente finì come doveva finire, con la nostra totale sconfitta e già alla 24esima mossa. Il fatto che un campione mondiale di scacchi spazzasse via una mezza dozzina di giocatori mediocri non era di per sé sorprendente, ma a tutti noi diede fastidio il modo prepotente con cui Zentovic ci fece sentire chiaramente che si sbarazzava di noi con la mano sinistra. Prima di ogni mossa gettava solo un'occhiata fuggevole sulla scacchiera e poi ci guardava con noncuranza come se anche noi fossimo morti pezzi di legno. E anche dopo la fine della partita, questo disumano automa degli scacchi non pronunciò una sillaba. Dopo aver detto scacco matto, aspettò immobile davanti al tavolo nel caso che qualcuno gli chiedesse un'altra partita. Io m'ero già alzato quando, con mio dispetto, McConnor disse con voce rauca «Rivincita!». Mi spaventò il suo tono di sfida, lo guardai, era rosso in faccia fino all'attaccatura dei capelli, narici contratte, labbra serrate, mento proteso bellicosamente. Zentovic non si mosse. «Prego», rispose cortesemente, «ora i signori giocano col nero». La seconda partita offrì un quadro immutato, solo che il nostro gruppo, col sopraggiungere di alcuni curiosi, era divenuto non solo più numeroso, ma anche più vivace. McConnor guardava fisso la scacchiera come se volesse magnetizzare i pezzi con la sua volontà di vincere. Sentivo che avrebbe sacrificato con entusiasmo anche $1,000 per poter gridare con voluta «Scacco matto!» col muso duro sull'avversario. Era curioso come inconsciamente qualcosa della sua accanita eccitazione penetrasse anche in noi. Ogni mossa veniva discussa molto più appassionatamente di prima. All'ultimo momento ci trattenevamo sempre l'un l'altro prima di accordarci per fare segno a Zentovic di tornare al nostro tavolo. Eravamo arrivati alla 17esima mossa e con nostra stessa sorpresa era intervenuta una disposizione che sembrava favorevole, perché eravamo riusciti a portare il pedone della linea C fino alla penultima casella C2. Bastava solo che lo facessimo avanzare fino a C1 per guadagnare un'altra regina. Certo, sospettavamo che l'apparente vantaggio ci fosse stato offerto a ragion veduta da Zentovic per prenderci all'amo, ma nonostante l'accanito cercare e discutere tutti insieme, non riuscimmo a capire la finta che teneva in serbo. Alla fine decidemmo di rischiare la mossa. Già McConnor stava muovendo il pedone per spostarlo sull'ultima casa quando, all'improvviso, si sentì afferrare per un braccio e qualcuno gli sussurrò piano: «No, per l'amor di Dio, no!». Ci voltammo tutti. Era un signore di circa 45 anni. Il suo volto sottile e aguzzo mi aveva colpito già prima sul ponte di passeggio per il suo straordinario pallore quasi gessoso. Doveva evidentemente essersi avvicinato a noi negli ultimi minuti, quando tutta la nostra attenzione era concentrata sul problema. Poi ci disse in fretta: «Se ora voi prendete una regina, lui la batte subito con l'alfiere C1 e voi ritirate il cavallo, ma intanto lui con il suo pedone va in D7, minaccia la vostra torre ed anche se voi date scacco col cavallo perdete e dopo 9 o 10 mosse siete finiti». È quasi la stessa combinazione ideata da Alekhine contro Bogoliubov nel 1922 nel grande torneo di Lipsia. McConnor, sorpreso, lasciò andare il pezzo e lo fissò non meno stupefatto di tutti noi. Uno che poteva calcolare un matto 9 mosse prima doveva essere un professionista di prim'ordine, forse addirittura un concorrente al titolo mondiale, e la sua improvvisa apparizione in un momento così critico aveva quasi qualcosa di soprannaturale. McConnor fu il primo a riprendersi. «Che cosa consiglierebbe allora, signore?» «Non avanzare subito, ma prima schivare. Innanzitutto allontanare il re dalla linea minacciata da G8 a H7. Probabilmente lui allora lancerà l'attacco sull'altro fianco, ma quello lo parate con la torre C8, C4. Gli costerà 2 tempi, un pedone e così anche il vantaggio. Allora si avrà pedone contro pedone e vi mantenete bene. E se vi mantenete bene sulla difensiva potete anche arrivare a fare patta. Di più non si può ottenere». Ci meravigliamo un'altra volta.
La precisione non meno della rapidità del suo calcolo aveva qualcosa di sconcertante. Era come se leggesse le mosse su un libro stampato. Comunque l'inattesa fortuna, grazie al suo intervento, di portare al pareggio la nostra partita contro un campione del mondo aveva un effetto magico. Tutti insieme ci tirammo da parte per consentirgli una visione più completa della scacchiera. McConnor chiese di nuovo, sicché il re da G8 in H7. Certo, certo, disse, innanzitutto schivare. McConnor obbedì e noi battemmo sul bicchiere. Zentovis venne al nostro tavolo col suo solito passo tranquillo e soppesò con un solo sguardo la contromossa, poi trasse sul fianco del re il pedone H2 e H4, proprio come il nostro ignoto soccorritore aveva previsto. E questi subito mormorò eccitato, avanti la torre, C8 in C4, lui dovrà prima di tutto coprire il pedone, ma non gli servirà a niente, voi colpite senza preoccuparvi del suo pedone, col cavallo 3C D5 e l'equilibrio è ristabilito. Tutta la spinta in avanti adesso, invece di difendersi. Non capimmo cosa intendeva. Per noi quel che diceva era cinese, ma preso dal suo incantesimo, McConnor mosse senza riflettere, come l'uomo gli ordinava. Picchiammo di nuovo sul bicchiere per richiamare Zentovic. Per la prima volta, questi non prese una decisione rapida, ma si soffermò a guardare nervosamente la scacchiera. Poi fece proprio la mossa che lo sconosciuto ci aveva annunciato e si voltò per andarsene, ma prima che si allontanasse avvenne qualcosa di nuovo e di inaspettato. Zentovic alzò lo sguardo e passò in rassegna le nostre file. Evidentemente voleva trovare chi gli opponeva d'un tratto una così energica resistenza. Da quel momento in poi la nostra eccitazione crebbe a dismisura. Fino allora avevamo giocato senza serie speranze, ma ora l'idea di infrangere la fredda superbia di Zentovic ci metteva la febbre nelle vene. Ma già il nostro nuovo amico aveva predisposto la prossima mossa e noi potemmo, mi tremavano le dita quando battei il cucchiaio sul bicchiere, richiamare Zentovic. E allora avvenne il nostro primo trionfo. Zentovic, che fino a quel momento aveva sempre giocato stando in piedi, esitò, e infine si sedette con gesto lento e pesante. Finalmente, anche in modo puramente fisico, si era azzerato quel rapporto dall'alto in basso fra lui e noi. Lo avevamo costretto a mettersi, almeno dal punto di vista dello spazio, sul nostro stesso piano. Egli rifletté a lungo, con gli occhi chini e fissi sulla scacchiera, poi fece una mossa e si alzò. E già il nostro amico mormorava, una mossa interlocutoria, ben pensata, ma non dategli retta. Forzare lo scambio senz'altro, e allora arriveremo a impattare e non c'è Dio che possa aiutarlo. McConnor obbedì. Nelle mosse successive cominciò fra i due, noi altri eravamo seduti, ormai scaduti da un bel po' al rango di vuote marionette, un andirivieni incomprensibile fra noi. Dopo circa 7 mosse, Zentovic, al termine di una riflessione piuttosto lunga, alzò lo sguardo e dichiarò «Patta». Per un attimo regnò un completo silenzio. Si udiva solo il fruscio delle onde e il lieve sottile mormorio del vento che entrava dalle commessure delle finestre. Poi McConnor si rovesciò all'indietro con un gesto repentino e dalle labbra gli uscì un «Ah!» di beatitudine. Osservai Zentovic, persisteva nel suo ostentato atteggiamento di indifferenza. Si limitò a chiedere, i signori desiderano ancora una terza partita? Pose la domanda in tono puramente pratico, commerciale, ma il fatto singolare era che in quel momento non aveva guardato McConnor, bensì aveva alzato lo sguardo dritto e penetrante verso il nostro salvatore. Guardammo anche noi, ma prima che questi potesse rispondere McConnor, esclamò eccitato, naturalmente, ma adesso lei deve giocare da solo contro di lui. Allora avvenne qualcosa di imprevisto. Lo sconosciuto, che stranamente continuava a fissare pensieroso la scacchiera già sgombra, sussultò e poi disse, come frastornato, no, signori, in nessun caso è del tutto escluso, io non c'entro da 25 anni, io non mi sono più seduto davanti a una scacchiera e solo ora mi accorgo in che modo sconveniente mi sono comportato immischiandomi senza il vostro permesso nel gioco. Vi prego di scusare la mia invadenza, non voglio disturbarvi oltre, e prima che ci riavessimo dallo stupore si dileguò.
Ma è assolutamente impossibile, tuo nome è Connor, battendo il pugno. È del tutto escluso che quest'uomo non abbia giocato a scacchi per 25 anni. Ha calcolato ogni mossa, ogni contrattacco con 5-6 mosse d'anticipo. Una cosa del genere nessuno può farla facilmente. È del tutto escluso, è vero o non è vero? Con l'ultima domanda McConnor si era rivolto involontariamente a Zentovich, ma il campione rimase freddo e imperturbabile. Disse solo: non posso dare un giudizio su questo, ad ogni modo il signore ha giocato in modo alquanto sorprendente e interessante, perciò gli ho lasciato con intenzione una possibilità. Alzandosi prigamente aggiunse nel suo stile pratico: se il signore o i signori desiderano per domani un'altra partita, sono a loro disposizione dalle 3 in poi. Ma quale possibilità? Tutti noi sapevamo che Zentovich non aveva affatto lasciato magnanimo una possibilità, ma piuttosto aveva tentato goffamente di mascherare la propria sconfitta. Tanto più crebbe il nostro desiderio di veder umiliata una così incrollabile superbia. D'un tratto si era impadronito di noi pacifici, neghittosi croceristi, un fiero e ambizioso desiderio di lotta. A questo si aggiungeva la seduzione del mistero. Chi era? Chi era quello sconosciuto? Decidemmo di fare di tutto perché il giorno seguente l'uomo giocasse contro Zentovich e McConnor si impegnò ad assumerne il rischio materiale. E dato che nel frattempo si era venuto a sapere che lo sconosciuto era un austriaco, come suo compatriota mi fu affidato l'incarico di sottoporgli la nostra richiesta. Non mi ci volle molto a scovare sul ponte di passeggio l'uomo che se n'era fuggito così in fretta. Stava sulla sua sedia a sdraio e leggeva. Appena mi accostai a lui, si alzò cortesemente e si presentò con un nome che mi fu subito familiare, come quello di un'antica e stimata famiglia austriaca. Quando trasmisi al dottor B la nostra preghiera di accettare la sfida di Zentovich, egli rimase visibilmente sbalordito. Risultò che non immaginava neanche di avere tenuto testa con successo in quella partita a un campione mondiale, anzi al più brillante, al più celebre del momento. Dopo qualche esitazione il dottor B si dichiarò disposto ad un incontro, purché non riponessimo in alcun modo eccessive speranze nel suo talento, e aggiunse con un sorriso meditabondo: io non so davvero se sono capace di giocare una partita a scacchi correttamente con tutte le regole. La prego di credere che non era falsa modestia quando diceva che dai tempi del ginnasio, quindi da più di 20 anni, non avevo più toccato un pezzo. Non potei fare a meno di esprimere la mia meraviglia per l'esattezza con cui ricordava ogni singola combinazione dei diversi campioni. Almeno per quanto riguardava la teoria, aveva una competenza, insomma, doveva essersi occupato molto di scacchi. Il dottor B sorrise di nuovo, sempre con quel suo curioso modo trasognato. Sì, sì, disse, mi sono in effetti occupato molto di scacchi. Ma questo è avvenuto in circostanze speciali, anzi assolutamente uniche direi, e è una storia piuttosto complicata. Se ha una mezz'ora di tempo, aveva indicato la sedia a sdraio vicino a lui, accolsi volentieri il suo invito, non c'era gente intorno. Il dottor B si tolse gli occhiali da lettura, li mise da parte e cominciò. Lei è stato così gentile da dirmi che ricordava come viennese il nome della mia famiglia, ma presumo che non avrà sentito parlare dello studio legale che dirigevo con mio padre. In realtà noi non praticavamo più l'avvocatura, ma ci limitavamo esclusivamente all'amministrazione patrimoniale dei grandi monasteri, cui mio padre era legato come ex deputato del partito clericale. Inoltre a noi era affidata l'amministrazione dei fondi di alcuni membri della famiglia imperiale. Questo rapporto con la corte e col clero non richiedeva molto di più che rigorosissima discrezione e fidatezza. Quando poi Hitler salì al potere in Germania e cominciò le sue razzie, anche dall'altra parte del confine passarono per le nostre mani varie trattative e transazioni per salvare dal sequestro almeno i beni mobili, e noi sapevamo molto su certi segreti affari politici della Curia e della Casa Imperiale. Ora, lei sa che i nazionalsocialisti, molto prima che armassero i loro eserciti contro il mondo, avevano cominciato ad organizzare un esercito altrettanto pericoloso e addestrato in tutti i paesi confinanti.
In ogni ufficio, in ogni azienda erano annidate le loro cosiddette cellule, le loro vedette, le loro spie. Anche nel nostro poco appariscente studio, come purtroppo venni a sapere solo troppo tardi, avevano il loro uomo. E con quanta amorevole cura la Gestapo mi avesse rivolto da tempo la sua attenzione, fu dimostrato poi assai concretamente dal fatto che un giorno prima che Hitler entrasse a Vienna, io ero già stato arrestato dalla SS. Il dottor B si interruppe per accendere un sigaro. Lei ora probabilmente si immagina che le parlerò del campo di concentramento in cui furono trasferiti tutti coloro che tennero fede alla nostra vecchia Austria, delle umiliazioni, dei tormenti, delle torture che ho subito laggiù. Ma non accadde niente del genere. Io entrai in un'altra categoria, ossia in quel ristrettissimo gruppo di persone dalle quali i nazisti speravano di spremere o denaro o informazioni importanti. Di per sé la mia modesta persona era naturalmente per quelli della Gestapo del tutto priva di interesse, ma dovevano aver saputo che noi eravamo stati gli amministratori e fiduciari dei loro avversari più accaniti. Supponevano, e non a torto per la verità, che di quei fondi che erano passati per le nostre mani si trovassero ancora nascoste consistenti somme, perciò mi presero fin dal primo giorno per strapparmi questi segreti con un trattamento speciale. Alla prima occhiata la stanza che mi avevano destinato non mi sembrò affatto scomoda. Aveva una porta, un letto, una sedia, un lavandino, una finestra con le sbarre. Ma la porta restava chiusa giorno e notte. Sul tavolo non era permesso tenere né un libro, né un giornale, né un foglio di carta, né una matita. La finestra dava su un muro spartifuoco. Intorno a me il nulla completo. Mi avevano tolto l'orologio affinché perdessi la nozione del tempo, il coltello perché non potessi aprirmi le vene, perfino il più piccolo anestetico, come una sigaretta, mi venne rifiutato. Non vedevo mai volto umano, a parte la guardia, che comunque non poteva parlarmi. Gli occhi, le orecchie, tutti i sensi non ricevevano da mattina a sera e da sera a mattina il minimo nutrimento. Rimanevi disperatamente solo con te stesso, col tuo corpo e i 4 o 5 muti oggetti, tavolo, letto, finestra, lavandina. Si camminava su e giù di continuo, ma anche i pensieri, per quanto sembrino privi di sostanza, hanno bisogno di un punto d'appoggio, altrimenti cominciano a ruotare e a girare insensatamente su se stessi. Anch'essi non sopportano il nulla. Si aspettava qualcosa da mattina a sera e non accadeva niente. Si aspettava e si pensava e si aspettava, finché dolevano le tempie da quanto si pensava. Non succedeva niente, si restava soli, soli, soli. Questo durò 15 giorni, che io vissi fuori dal tempo e fuori dal mondo. Poi cominciarono gli interrogatori. Si era chiamati e condotti per un paio di corridoi, diretti chissà dove, poi si aspettava da qualche parte, non si sapeva dove, e di colpo ci si trovava davanti a un tavolo intorno al quale sedevano un paio di persone in uniforme. Sul tavolo c'era un pacco di carte, gli atti, che non si sapeva cosa contenessero, e poi cominciavano le domande, quelle vere e quelle false, quelle chiare e quelle subdole, le domande convenzionali e a trabocchetto. E mentre si rispondeva, dita estranee e malevole, sfogliavano le carte e scrivevano qualcosa in un protocollo, ma non si sapeva cosa scrivessero. Ma la cosa più tremenda per me in questi interrogatori fu il non poter mai indovinare e calcolare che cosa quelli della Gestapo sapessero effettivamente degli affari del mio ufficio e che cosa volessero cavare invece da me. Così ogni risposta diventava un'enorme responsabilità. Se ammettevo qualcosa che ancora non conoscevano, forse consegnavo qualcuno inutilmente nelle loro mani. Se negavo troppo, danneggiavo me stesso. Ma l'interrogatorio non era ancora il peggio. Il peggio era il ritorno dopo l'interrogatorio nel mio nulla, nella stessa stanza, con lo stesso tavolo, lo stesso letto, lo stesso lavandino, la stessa tappezzeria.
Appena ero solo, cercavo di ricostruire quale sarebbe stato il modo più astuto di rispondere e che cosa dovevo dire la prossima volta. Meditavo, esaminavo, frugavo, ricapitolavo ogni domanda che mi avevano posto, ogni risposta che avevo dato, e quei pensieri, una volta messi in movimento nello spazio vuoto, non smettevano di ruotarmi nel cervello, ricominciando sempre da capo in nuove combinazioni, e ciò continuava anche nel sonno. E mi rendevo conto di quanto fosse diabolicamente astuto e micidiale il sistema della camera d'albergo. A poco sentivo che i nervi cominciavano a cedere sotto questa tremenda pressione del nulla, e consapevole del pericolo tendevo i miei nervi fino allo spasimo per trovare o escogitare qualche distrazione. Per tenermi occupato provai a recitare e ricostruire tutto quel che un tempo sapevo a memoria, i canti popolari, le filastrocche dell'infanzia, storielle umoristiche del ginnasio, i paragrafi del codice civile. Poi cercai di contare, di addizionare cifre a casaccio, di dividerle, ma la mia memoria nel vuoto non aveva nessuna capacità di ritenere, non riuscivo a concentrarmi su niente. Questa condizione davvero indescrivibile durò 4 mesi. Stavo davvero per diventare pazzo. Poi avvenne qualcosa di imprevisto che mi recò la salvezza almeno per un certo tempo. Era la fine di luglio, pioveva, ricordo la pioggia che tambureggiava contro i vetri del corridoio attraverso il quale venivo condotto all'interrogatorio. Nell'anticamera del giudice istruttore dovetti aspettare, bisognava aspettare sempre, sempre ad ogni interrogatorio. Prima ti facevano tendere i nervi con la chiamata, con l'imprevisto prelevamento dalla cella a metà della notte, e poi ti facevano aspettare 1 ora, 2 ore, 3 ore, 4 ore. E mi fecero aspettare particolarmente a lungo quel giorno. Ma, nonostante tutto, il tormento di quell'attendere, stare in piedi era anche un sollievo, perché quella stanza era pur sempre una stanza diversa dalla mia. Un po' più grande e con 2 finestre invece di una, e senza il letto e senza il lavandino e senza quella particolare fenditura nel davanzale che avevo contemplato milioni di volte. La porta era verniciata in modo diverso, un'altra sedia stava contro la parete e a sinistra c'era uno schedario con documenti e anche un guardaroba con alcune stampelle, cui erano appesi 3 o 4 cappotti militari bagnati, i cappotti dei miei torturatori. Avevo quindi qualcosa di nuovo da guardare, finalmente qualcosa di diverso per i miei occhi famelici, ed essi si aggrappavano avidi ad ogni particolare. Osservavo ogni piega di quei cappotti, poi mi misi a contare i bottoni di ognuno di quei cappotti, 8 su uno, 8 sull'altro, 10 sul terzo, poi di nuovo confrontai i risvolti e poi d'improvviso il mio sguardo colse un dettaglio in uno dei cappotti. La tasca laterale era un po' rigonfia. Mi avvicinai e credetti di riconoscere dalla forma rettangolare del rigonfiamento che cosa nascondesse quella tasca un po' prominente. Un libro. Cominciarono a tremarmi le ginocchia. Un libro. Allora mi avvicinai con cautela. Per fortuna la guardia non fece caso al mio comportamento certo insolito. Forse gli sembrava naturale che un individuo, dopo essere stato in piedi per ore, volesse appoggiarsi un poco alla parete. Alla fine ero vicinissimo al cappotto e con intenzione avevo messo le mani dietro la schiena perché potessero toccare il cappotto senza parere. Tastai la stoffa e lo sentii. Era proprio un libro. E come un fulmine mi attraversò il pensiero: devo rubare questo libro. Mi avvicinai ancora di più, cauto, furtivo, al cappotto e sempre fissando la guardia, con le mani nascoste dietro la schiena, spinsi da sotto il libro fuori dalla tasca, sempre più su. E poi lo afferrai con un gesto lieve, prudente, e di colpo avevo in mano il piccolo libro, non molto ingombrante. Solo allora mi spaventai per quel che avevo fatto, ma non potevo più tornare indietro. Dove l'avrei messo ora? Mi infilai il volume dietro la schiena, sotto i pantaloni, nel punto in cui erano trattenuti dalla cintura, e da lì piano piano verso i fianchi, per poterlo tenere mentre camminavo con la mano militarmente tesa lungo la cucitura dei pantaloni. Si trattava adesso di far la prima prova. Mi allontanai 1 passo, 2 passi, 3 passi, funzionava. Era possibile tenere fermo il libro mentre camminavo, bastava che premessi bene la mano sulla cintura. Poi venne l'interrogatorio. Fu per me una fatica maggiore del solito, perché in realtà, mentre rispondevo, concentravo tutta la mia forza non sulla deposizione, ma sulla necessità di tener fermo il libro senza che nessuno se ne accorgesse. Per fortuna l'interrogatorio fu breve. Portai il libro in salvo nella mia stanza. Sdraiato sul letto, affinché non si scoprisse. Non mi si scoprisse. Se avesse aperto la porta all'improvviso il guardiano, trassi tremando il libro da sotto la cintura.
La prima occhiata fu una delusione e addirittura una specie di rabbia esasperata. Questo libro, rubato con così immenso pericolo, pregustato con così ardente speranza, non era altro che un manuale di scacchi, una raccolta di 150 partite magistrali. Se non fossi stato rinchiuso, incarcerato, avrei scagliato di certo il libro fuori dalla finestra, ma che cosa potevo farmene di quell'assurdità? Non si può giocare a scacchi senza un compagno, e men che meno senza pezzi, senza scacchiere. Disgustato sfogliai le pagine per scoprirvi magari qualcosa di leggibile, che ne so, un'introduzione, un'istruzione, ma non trovai altro che i nudi, quadrati, diagrammi delle varie partite con sotto dei segni che sulle prime mi apparvero incomprensibili. A2, A3, CF1, G3. Tutto ciò mi sembrava una specie di algebra per la quale non trovavo alcuna chiave. Solo a poco decifrai che le lettere A, B, C stavano per le colonne, le cifre da 1 a 8 per le traverse e determinavano di volta in volta la posizione di ogni singolo pezzo. Così quei diagrammi puramente grafici acquistavano pur sempre un linguaggio. Forse, riflettei, potrei costruirmi nella mia cella una specie di scacchiera e poi cercare di rifare queste partite. Mi sembrò un segno celeste che il lenzuolo, per combinazione, avesse un grossolano disegno a quadretti. Ben piegato, alla fine mi fu possibile disporlo in modo da ottenere 64 case. Perciò innanzitutto nascosi il libro sotto il materasso e strappai la prima pagina. Poi cominciai a modellare con le briciole risparmiate dalla mia pagnotta i pezzi degli scacchi, il re, la regina, eccetera, in modo naturalmente approssimativo e ridicolo. Dopo infiniti sforzi potei alla fine accingermi a ricostruire sul lenzuolo a quadri le posizioni raffigurate sul libro. Ma quando cercai di rifare l'intera partita, dapprima fu un fallimento completo, con i miei ridicoli pezzi di mollica che cadevano da tutte le parti. Nei primi giorni mi sbagliavo di continuo, per 5, 10, 20 volte dovetti ricominciare da capo, sempre la stessa partita. Ma che problema c'era? Nessuno sulla terra disponeva di tanto tempo inutile e inutilizzato come me, lo schiavo del nulla. Dopo 6 giorni riuscivo già a terminare in modo impeccabile la partita. Dopo un'altra settimana non avevo neanche più bisogno delle molliche sul lenzuolo per raffigurarmi le posizioni del libro, e dopo un'altra settimana ancora potei fare a meno anche del lenzuolo. Automaticamente i segni del libro, in un primo momento astratti, A1, A2, C7, C8, si trasformavano nella mia testa in posizioni visive plastiche. Dopo altri 15 giorni ero in grado, senza alcuna fatica, di rifare ogni partita del libro a memoria, alla cieca, come dicono gli scacchisti. E solo allora cominciai a capire quale immenso beneficio mi avesse arrecato il mio audace furto. Perché d'un tratto avevo un'attività assurda, priva di scopo, se vuole, ma tale da distruggere il nulla intorno a me. Con le 150 partite di torneo possedevo un'arma meravigliosa contro l'opprimente monotonia dello spazio e del tempo. Ora le mie giornate, che altrimenti si estendevano in forme come gelatina, erano piene. Io ero occupato, ma senza stancarmi, perché il gioco degli scacchi possiede il mirabile vantaggio, concentrando tutte le energie intellettuali su un campo strettamente delimitato, di non affaticare il cervello, nemmeno con la più intensa attività mentale, ma di acuire piuttosto la sua agilità e la sua capacità di concentrazione. A poco imparai le finezze, le malizie, le astuzie nell'attacco e nella difesa, mi impadronii della tecnica della previsione, della combinazione, della risposta, e ben presto riconobbi in modo infallibile la nota personale di ogni singolo maestro nella sua condotta individuale, così come si riconoscono i versi di un poeta già da poche righe. Mi sentivo il cervello ringiovanito dalla costante disciplina mentale. Che il mio pensiero fosse più chiaro e concentrato si dimostrò soprattutto negli interrogatori. Senza volerlo, mi ero perfezionato sulla scacchiera nella difesa contro le false minacce e i sotterfugi. Da quel momento in poi non mi scoprii più durante le inchieste e mi parve addirittura che quelli della Gestapo cominciassero a trattarmi a poco con un certo rispetto. Forse in segreto si chiedevano da quali fonti nascoste io traessi la forza per una così impavida resistenza. Una forza che soltanto io dimostravo, dato che tutti gli altri li vedevano crollare. Questo periodo felice, perché giocavo le 150 partite del libro sistematicamente ogni giorno, durò circa 2 mesi e mezzo o 3. Poi inaspettatamente arrivai a un punto morto. Che senso aveva ripetere
ancora e ancora delle partite che conoscevo a memoria da un pezzo, mossa per mossa. Avrei avuto bisogno di un altro libro con altre partite, ma siccome questo era impossibile, c'era una sola strada in questo curioso itinerario di follia. Dovevo escogitare al posto delle vecchie nuove partite. Dovevo cercare di giocare con me stesso, o meglio, contro me stesso. Ora, è evidente che negli scacchi, in quanto gioco mentale puro, indipendente dal caso, voler giocare contro se stessi è logicamente un'assurdità. L'attrattiva degli scacchi si basa, in fondo, sul fatto che la sua strategia si svolge in modo diverso in due cervelli diversi, che in questa guerra intellettuale il nero non conosce le manovre del bianco e cerca continuamente di indovinarle e di intralciarle, mentre da parte sua il bianco si sforza di superare e parare le mire segrete del nero. Ma se bianco e nero sono la stessa persona, si crea la situazione assurda per cui uno stesso cervello deve sapere e insieme non sapere. Giocare contro se stessi negli scacchi è come voler saltare sopra la propria ombra. Insomma, a farla breve, per mesi ho cercato nella mia disperazione di realizzare questa assurdità. Il dottor B si appoggiò all'indietro, chiuse gli occhi per un minuto, sembrava che volesse reprimere con violenza un ricordo sconvolgente. Quindi si raddrizzò un poco sulla sedia. Questa nuova occupazione richiedeva un'assoluta tensione cerebrale, anche perché io non avevo una vera scacchiera davanti alla quale intercalare pause di riflessione, sedermi ora da una parte, ora dall'altra del tavolo e in tal modo considerare la situazione ora dal punto di vista del nero, ora da quello del bianco. Io ero costretto a proiettare queste battaglie contro me stesso in uno spazio immaginario. Dovevo di volta in volta calcolare le possibili mosse dei due partner. Dovevo, mi perdoni se le chiedo di soffermarsi su questa follia, dovevo, giocando nello spazio astratto della fantasia, calcolare in anticipo, come giocatore bianco, 4 o 5 mosse e altrettanto come giocatore nero, per combinare in anticipo tutte le situazioni che potevano svilupparsi in certo modo con due cervelli, col cervello bianco e col cervello nero. E dal momento in cui io cercai di giocare contro me stesso, cominciai, senza volerlo, a provocarmi. Ognuno dei miei due io, l'io nero e l'io bianco, dovevano gareggiare fra loro e ognuno per proprio conto caddero in preda a un'ambizione, un'impazienza di vincere, di avere la meglio. Come io nero tremavo ad ogni mossa nell'incertezza di ciò che avrebbe fatto l'io bianco. Ognuno dei miei due io trionfava se l'altro commetteva un errore e al tempo stesso si amareggiava per la propria incapacità. Appena il mio io bianco aveva fatto una mossa, il mio io nero si gettava febbrilmente all'attacco. Appena una partita era terminata, subito sfidavo me stesso alla prossima, perché ogni volta uno dei due io giocatori era vinto dall'altro e chiedeva la rivincita. Non potrò mai dire, con approssimazione, quante partite abbia giocato contro me stesso negli ultimi mesi nella mia cella a causa di questa folle insaziabilità, forse 1000, forse di più. Era un'ossessione da cui non potevo difendermi. Da mattina a sera non pensavo ad altro che ad Alfieri, a Torri, Pedone. Anche quando venivo chiamato per l'interrogatorio non potevo più pensare nitidamente alla mia responsabilità. Ho la sensazione di essermi espresso nelle ultime udienze in modo piuttosto confuso, perché gli inquisitori talvolta mi guardavano sconcertati. Ogni interruzione mi disturbava, persino il quarto d'ora in cui il guardiano rassettava la mia prigione, i 2 minuti in cui mi portava il cibo erano un tormento per la mia febbrile impazienza. Talvolta la sera la ciotola del pranzo era ancora intatta, durante il gioco avevo dimenticato di mangiare. L'unica sensazione fisica era una sete terribile, doveva essere la febbre di quel continuo pensare e giocare. Vuotavo la bottiglia in 2 sorsi e tormentavo il guantiano per averne un'altra, ma subito dopo mi sentivo la lingua già asciutta in bocca. Come è naturale, oggi sembra del tutto evidente che la mia condizione era una pura forma patologica di sovraeccitazione spirituale, per la quale non trovo altro nome che questo, finora sconosciuto alla medicina, avvelenamento da scacchi. Come questa tremenda, indescrivibile situazione sia giunta alla crisi, neanche io riesco a ricostruirlo. Tutto quello che so è che una mattina mi svegliai e fu un risveglio diverso dal solito. Il mio corpo era come staccato da me, riposavo dolcemente con un senso di benessere. Lento e cauto aprii gli occhi e, meraviglia, ero in un'altra stanza, una stanza più larga, più spaziosa della mia orribile cella. Ero in un ospedale.
A mezzogiorno venne il medico, un signore anziano e gentile, conosceva il nome della mia famiglia e menzionò con tanto rispetto mio zio, medico personale dell'imperatore. In seguito mi fece una quantità di domande, soprattutto una, che mi stupì. Se ero un matematico o un chimico? Dissi di no. Strano, mormorò. Nel delirio lei gridava sempre delle formule così curiose, C3, C4. Nessuno di noi ci si raccapezzava. Mi informai su che cosa mi fosse accaduto. Egli sorrise in modo singolare. Niente di serio, mi disse. Un'irritazione acuta dei nervi. E aggiunse piano, dopo essersi guardato intorno con prudenza, in fondo molto comprensibile, dal 13 marzo, non è vero? Annuì. Non c'è da meravigliarsi con quel metodo, mormorò. Lei non è il primo, ma non si preoccupi. 2 giorni dopo il buon dottore mi spiegò con una certa franchezza che cosa era accaduto. La guardia mi aveva sentito gridare forte nella mia cella e appena si era mostrato sulla porta mi ero gettato su di lui e l'avevo aggredito con grida selvaggia. «Muovi un'altra volta, mascalzone, vigliacco!» Avevo cercato di afferrarlo alla gola e alla fine l'avevo colpito con tanta furia che avevano dovuto chiamare aiuto. Quando poi, nel mio stato di frenesia, mi avevano portato alla visita medica, all'improvviso mi ero sciolto, mi ero slanciato verso la finestra del corridoio e avevo fracassato il vetro tagliandomi una mano. Può vedere ancora qui la profonda cicatrice. Le prime notti all'ospedale le avevo trascorse in una specie di febbre cerebrale, ma ora, a suo avviso, il mio apparato sensorio si era del tutto rischiarato. Certo, aggiunse il medico a bassa voce, preferirei non dirlo a quei signori, altrimenti alla fine la riportano un'altra volta laggiù. Si fidi di me, farò del mio meglio. Che cosa abbia detto di me il soccorrevole medico ai miei carnefici non l'ho mai saputo. A ogni modo ottenne quel che voleva, il mio rilascio. Può essere che mi abbia dichiarato irresponsabile, o forse nel frattempo ero divenuto poco importante per la Gestapo, perché Hitler aveva già occupato la Boemia e quindi il caso dell'Austria per lui era sbrigato. Così mi restò solo da firmare l'impegno di lasciare la patria entro 15 giorni. E i 15 giorni furono tanto riempiti da mille formalità, documenti militari, polizia, tasse, passaporto, visto, certificato sanitario, che non ebbi il tempo di meditare molto sul passato. Solo dopo settimane e settimane, proprio qui, sulla nave, ritrovai il coraggio di ricordare che cosa mi era accaduto. E ora comprenderà perché mi sono comportato in maniera così sconveniente e probabilmente incomprensibile di fronte ai suoi amici. Girlavo per puro caso nel salone, quando ho visto i suoi amici che sedevano davanti alla scacchiera. Senza volerlo mi sono sentito come inchiodato dallo stupore e dallo spavento. Avevo totalmente dimenticato che si può giocare a scacchi davanti a una vera scacchiera e con pezzi veri. Avevo dimenticato che in questo gioco siedono l'uno di fronte all'altro fisicamente due uomini del tutto diversi. E mi ci vollero almeno un paio di minuti per ricordare che il gioco condotto da quei giocatori era in fondo lo stesso che nella mia disperazione avevo tentato contro me stesso per mesi. A poco mi prese la curiosità di osservare quella partita così anomala per me, una partita reale fra i due partner. Ma la mossa falsa del suo amico mi colpì come una pugnalata al cuore, fu per un puro moto istintivo che lo trattenni, un gesto impulsivo come quando senza riflettere si afferra un bambino che si sporge da un parapetto. Solo più tardi mi apparve evidente la grossolana scortesia di cui mi ero reso colpevole con la mia invadenza. Mi affrettai ad assicurare al dottor B che tutti eravamo ben lieti di dovere a questa combinazione il piacere della sua conoscenza e che per me sarebbe stato doppiamente interessante, dopo tutto ciò che mi aveva raccontato, poterlo seguire l'indomani nell'improvvisato torneo. Il dottor B fece un gesto inquieto. «No, no», disse, «non si aspetti troppo, veramente. Per me non sarà altro che una prova. Ecco, diciamo una prova. Se io sono in grado semplicemente di giocare una normale partita a scacchi, una partita su una vera scacchiera con pezzi veri e un compagno in carne e ossa». Dall'estremità della nave suonò in quel momento il gong che chiamava a cena. Lo ringraziai di cuore e mi congedai. Ma non avevo ancora attraversato la coperta che egli già mi inseguiva, aggiungendo nervosamente: «Un'altra cosa. Vuole per piacere informare fin da adesso i signori che poi, io non sembri scortese, giocherò un'unica partita, sia chiaro, un'unica partita.
Non vorrei cadere una seconda volta in quella appassionata febbre del gioco cui posso ripensare solo con orrore. E del resto allora anche il medico mi ha ammonito, esplicitamente mi ha ammonito. Chiunque sia caduto in preda a una mania resta sempre compromesso. E quando si tratta di un avvelenamento da scacchi, sia pure del tutto guarito, è meglio non avvicinarsi a una scacchiera, sicché lei comprende. Solo questa partita di prova per me stesso e nient'altro. Lo dica ai suoi amici, farò solo una partita. Il giorno seguente, puntualmente, all'ora stabilita, eravamo riuniti nel salone. Anche Zentovic non si fece aspettare come il giorno prima e dopo l'abituale scelta dei colori cominciò la memorabile partita. Zentovic rimase per tutto il tempo immobile come un masso, gli occhi strenuamente fissi sulla scacchiera. Il dottor B invece si muoveva del tutto disteso e disinvolto. Durante le prime pause chiacchierava con noi, dando spiegazioni, e si limitava, quando veniva il suo turno, a guardare per un minuto la scacchiera. Verso la settima o l'ottava mossa, Zentovic allungò le sue pause di riflessione. Ci accorgemmo che cominciava la vera battaglia per passare in vantaggio. E più i pezzi si intrecciavano fra loro in un singolare arabesco, più impenetrabile diventava per noi l'andamento effettivo. A ciò si accompagnava, a poco, una stanchezza paralizzante, causata soprattutto dalle interminabili pause di Zentovic. Rifletteva. E queste pause cominciarono ad irritare, in modo visibile, anche il nostro amico. Notai con preoccupazione che cominciava ad agitarsi irrequieto sulla sedia. Era evidente che combinava le mosse 100 volte più rapidamente di Zentovic. Ogni volta che questi si decideva, dopo un'interminabile riflessione, a spingere avanti un pezzo, il nostro amico sorrideva come chi vede accadere qualcosa che si aspettava e replicava prontamente. Ma Zentovic non si lasciava incalzare, rifletteva muto e ostinato e faceva pause sempre più lunghe man mano che le case si vuotavano dei pezzi. Alla 42esima mossa, dopo più di 3 ore e 3 quarti, sedevamo tutti ormai stanchi e quasi indifferenti intorno al tavolo dell'incontro. Ma poi, di colpo, a una mossa di Zentovic avvenne qualcosa di inaspettato. Quando si accorse che il suo avversario prendeva il cavallo per farlo avanzare, il dottor B si raggomitolò su se stesso come un gatto prima del salto. E non appena Zentovic ebbe mosso il cavallo, lui spinse avanti bruscamente la regina e disse ad alta voce trionfante: «Ecco fatto!» Si appoggiò all'indietro, incrociò le braccia sul petto e guardò Zentovic con espressione di sfida. Una luce ardente gli brillò d'un tratto nelle pupille. Zentovic rimase impassibile, come se non avesse affatto sentito quell'offensivo «Ecco fatto!». Poi per alcuni interminabili minuti non accadde nulla. Zentovic non si muoveva, ma mi parve che le sue spesse narici, per uno sforzo interno, si allargassero ancora di più. Al nostro amico questa muta attesa sembrava intollerabile come a noi. Con mossa brusca si alzò d'improvviso e cominciò ad andare su e giù per il salone da fumo, prima lentamente, poi sempre più in fretta. Tutti lo guardavamo un po' meravigliati, ma nessuno più inquieto di me, perché mi colpì il fatto che i suoi passi, nonostante l'impetuosità di quell'andirivieni, misuravano sempre il medesimo spazio. Era come se ogni volta, in mezzo alla stanza vuota, urtasse contro una barriera invisibile che lo costringeva a tornare indietro. E con un brivido capii che quell'andar su e giù riproduceva inconsciamente l'estensione della sua vecchia cella. Proprio così doveva aver camminato avanti e indietro nei mesi della sua reclusione, come un animale imprigionato in gabbia, con le mani serrate convulsamente allo stesso modo, rannicchiato nelle spalle, le rosse luci della follia nello sguardo fisso e febbrile. Passarono 9-10 minuti, poi accadde ciò che nessuno aveva previsto. Zentovic alzò lentamente la grossa mano che finora era rimasta inerte sul tavolo. Eccitati guardavamo tutti alla sua decisione. Ma Zentovic non fece alcuna mossa. Semplicemente col dorso della mano spinse via con gesto deciso tutti i pezzi della scacchiera. Ci volle un momento perché capissimo. Zentovic aveva rinunciato alla partita. Aveva capitolato per non subire davanti a noi, tangibilmente, lo scacco matto.
L'inverosimile si era avverato. Il campione mondiale, l'eroe di innumerevoli tornei, aveva abbassato la bandiera davanti a uno sconosciuto, un uomo che da 20 o 25 anni non toccava più la scacchiera. Senza accorgercene, nella nostra eccitazione eravamo balzati in piedi uno dopo l'altro. Ognuno di noi aveva la sensazione di dover dire o fare qualcosa per sfogare il suo lieto sgomento. L'unico a restare tranquillo e immobile era Zentovic. Solo dopo una pausa misurata alzò il capo e guardò il nostro amico con occhi di pietra. «Un'altra partita?» chiese. «Naturalmente», rispose il dottor B con un entusiasmo che non mi piacque. E ancora prima che io potessi ricordargli il suo proposito di limitarsi a una sola partita, si sedette subito e cominciò con fretta febbrile a rimettere a posto i pezzi. Li accostava con tanto impeto che per due volte un pedone scivolò a terra dalle sue dita tremanti. Il mio disagio di fronte alla sua innaturale eccitazione crebbe fino a una specie di angoscia. Gli sussurrai piano: «Per favore, no, per favore, dottore, non lo faccia. Non adesso, basta per oggi. È troppo faticoso per lei». «Ah, faticoso!» E rise forte con cattiveria. «Avrei potuto giocare 17 partite con tutto questo tempo invece di ciondolare così. Faticoso per me è solo non addormentarmi a questo ritmo. Insomma, lei, e cominci, una buona volta!» Queste ultime parole le aveva dette a Zentovic con tono brusco, quasi villano. Quello lo guardò calmo, ma il suo sguardo di pietra assomigliava a un pugno chiuso. A un tratto ci fu qualcosa di nuovo fra i due giocatori, una pericolosa tensione, un odio appassionato. Non erano più due partner che volessero provare per gioco il loro talento l'uno contro l'altro. Erano due nemici che avevano giurato di distruggersi a vicenda. Zentovic esitò a lungo prima di fare la prima mossa ed ebbi la chiara sensazione che esitasse così a lungo di proposito. Quando alla quarta mossa Zentovic cominciò un'altra riflessione interminabile, il dottor B perdette il controllo. «Insomma, si decida a giocare!» Zentovic alzò freddamente lo sguardo. «A quanto mi risulta ci siamo accordati su 10 minuti di tempo per ogni mossa. Per principio io non gioco con tempi più brevi». Il dottor B si morse le labbra e io ebbi il presentimento che in lui si stesse preparando qualche pazzia. All'ottava mossa avvenne un altro incidente. Il dottor B, che aveva atteso con sempre maggiore irrequietezza, non poteva più trattenere la sua tensione. Si agitava qua e là e cominciò involontariamente a tamburellare con le dita sul tavolo. Zentovic alzò di nuovo la sua grossa testa di contadino. «Posso pregarla di non tamburellare? Mi disturba, così non posso giocare». «Ah», fece il dottor B con una breve risata. «Ah, si vede!» La fronte di Zentovic si arrossò. «Cosa vuol dire con si vede?» chiese secco e irritato. Il dottor B fece un'altra risata maligna. «Niente, niente, solo che lei evidentemente è molto nervoso». Zentovic tacque e piegò la testa. Solo dopo 7 minuti fece la mossa successiva. La partita si trascinò con questo ritmo mortale. Zentovic utilizzava sempre il massimo della pausa di riflessione convenuta prima di decidersi a fare una mossa. E da un intervallo all'altro il comportamento del nostro amico divenne sempre più singolare. Sembrava che non si interessasse più alla partita. Era seduto immobile al suo posto e fissava il vuoto davanti a sé con sguardo ostinato e quasi folle. Mormorava fra sé parole incomprensibili, si perdeva in chissà quali infinite combinazioni, forse elaborava nella sua testa altre partite. E infatti, quando Zentovic aveva finalmente mosso e veniva il suo turno, bisognava scuoterlo dalla sua distrazione e aveva bisogno di un minuto per raccapezzarsi. E sempre di più mi afferrava il sospetto che davvero il dottor B avesse dimenticato Zentovic e tutti noi in quella sua fredda forma di pazzia. La crisi scoppiò alla 19ª mossa. Appena Zentovic ebbe mosso il suo pezzo, il dottor B all'improvviso, senza guardar bene la scacchiera, fece avanzare il suo alfiere di 3 case e gridò. Gridò così forte che tutti noi sobbalzammo. «Scacco! Scacco al re!» E noi tutti guardammo verso la scacchiera aspettandoci una mossa speciale. Invece avvenne ciò che nessuno di noi si sarebbe atteso. Zentovic alzò lentissimamente il capo e, cosa che non aveva mai fatto fino ad allora, guardò tutti noi uno per uno. Sembrava godersela in modo straordinario, perché a poco cominciò a disegnarsi sulle sue labbra un sorriso soddisfatto e chiaramente ironico. Solo dopo aver assaporato fino all'ultima goccia questo suo trionfo ancora incomprensibile per noi, si rivolse con falsa cortesia al nostro circolo, spiacente
ma non vedo alcun scacco. Forse uno dei signori vede uno scacco contro il mio re? Guardammo la scacchiera e poi preoccupati il dottor B. La casa del re di Zentovich, anche un bambino l'avrebbe capito, era completamente protetta da un pedone contro l'alfiere, sicché non era possibile alcun scacco al re. Nessuno di noi osò aprire bocca. Ma che cosa era successo? Forse il nostro amico nel suo impeto aveva sbagliato a muovere un pezzo, una casa troppo in là, troppo in qua. Il dottor B fissò la scacchiera e poi cominciò a balbettare agitato. Ma il re è in F7, è sbagliato, è tutto sbagliato. Lei ha sbagliato a muovere, tutto è completamente sbagliato su questa scacchiera. Il pedone è in G5 e non in G4, questa è una partita tutta diversa. Si fermò di colpo. Gli avevo afferrato il braccio, anzi glielo avevo artigliato così duramente che perfino nel suo febbrile smarrimento doveva sentire la mia stretta. Si voltò e mi fissò come un sonnambulo. Che cosa vuole? Mi dice. Che cosa vuole? Gli dissi soltanto si ricordi, per favore, si ricordi. E feci scorrere il mio dito sulla sua cicatrice, la cicatrice della sua mano. Lui seguì involontariamente il mio gesto e il suo occhio vitreo si fermò sulla striscia purpurea. Poi all'improvviso cominciò a tremare. Per l'amor di Dio, sussurrò con le labbra smorte, ho fatto qualcosa di pazzesco, dunque alla fine io sono di nuovo... No, sussurrai appena, no, ma deve interrompere subito la partita, si ricordi che cosa le ha detto il medico? Il dottor B si alzò di colpo. La prego di scusarmi per il mio stupido errore, disse con la sua solita voce gentile e si inchinò davanti a Zentovich. Naturalmente quello che ho detto è una pura assurdità. È sottinteso che la partita è sua, signore. Poi si rivolse a noi. Devo pregare anche i signori di scusarmi, ma li avevo già avvertiti in anticipo che non dovevano aspettarsi troppo da me. Perdonino questa figura ridicola. Sarà l'ultima volta che mi cimento negli scacchi. Si inchinò e se ne andò, nello stesso modo discreto e misterioso in cui era apparso. Solo io sapevo perché quell'uomo non avrebbe mai più toccato una scacchiera. Dannato pazzo, ringhiò McConnor, deluso. Zentovich si alzò per ultimo dalla sua sedia e gettò un'altra occhiata alla partita lasciata a metà, poi mi guardò proprio a me e disse: per essere un dilettante, questo signore ha davvero un talento fuori dal comune. Peccato, perché il suo attacco non era poi disposto così male. Grazie. 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 Se vi è piaciuto così tanto posso rileggervelo. Grazie, buonanotte. Riaccendete i cellulari. Grazie. Grazie a Giulia Cogoli.